Nel giorno della festa dei lavoratori, il governo sceglie di lavorare. Sceglie di lavorare per dare risposte a quei lavoratori e a coloro che legittimamente aspirano a migliorare la loro condizione. Lo facciamo con una serie molto articolata di provvedimenti, ma il più importante. Questi sono gli articolati provvedimenti del governo Meloni. Il 1° maggio, in realtà, ha introdotto maggiore precarietà, contratti sempre più a termini, sempre più voucher, e in più ha tagliato la spesa sociale per quanto riguarda le persone in difficoltà, quelle alle soglie della povertà, accusandoli di essere divanisti. Però attenzione, sono riusciti in compenso a trovare soldi per maggiori forniture militari, per più armi e munizioni, per alimentare questa escalation militare del conflitto russo-ucraino. Sono queste le politiche del governo Meloni che vogliamo? Evidentemente no. A questo governo le vite sempre più insicure, sempre più precarie degli italiani non interessa. Non interessa di chi ha contratto mutuo, e in questo momento si ritrova con aumenti 40-50%. Abbiamo detto, preleviamo i soldi dagli extra profitti di imprese bancarie, assicurative, farmaceutiche, delle industrie belliche che stanno accumulando tantissimi profitti. Nulla da fare. Gli italiani non possono essere pagati, sottopagati, con 2, 3, 4, 5 euro lordi l'ora o con un salario minimo legale. Non possiamo dimenticarci gli eroi della pandemia, medici, infermieri, operatori sanitari. Dobbiamo investire maggiormente in sanità, i nostri giovani che vanno a scuola, in scuole che cadono a pezzi, sempre più insicure. Dobbiamo contrastare tutto questo. Ritroviamoci il 17 giugno qui a Roma, partiremo da Piazza della Repubblica, sfileremo in corteo, ci ritroveremo qui a Largo Corrado Ricci per dire no alle vite sempre più precarie, sempre più insicure che vuole imporci questo governo.